Quali sono queste proprietà? Per fondere l'amianto, che si chiama immacolato, che è detto immacolato puro, ci vogliono 2000 gradi e non sono sufficienti, perché a seconda di componenti della famiglia può variare da 1900 a 2100, diciamo media 2000. Sono resistenti all'attacco di acidi forti, l'acido cloridico, l'acido solforico, ci fanno la carezza all'amianto. Abbiamo voglia di metterlo sopra, l'unica cosa che diventa ancora più bello, più puro, più fibroso, maledette fibre. Immaginate che in una fibra corrispondente ad un capello entrano 36.000 filamenti che costituiscono questa fibra della grandezza di un capello. Quindi si sbilancia in una maniera terribile. E allora, insolubile degli acidi, inattaccabile degli acidi, inattaccabile dalle basi forti, cioè vale a dire dall'idrossido di sodio, dall'idrossido di potassio, quindi non assolutamente, è vero, non guardate le formule, non è uno sfoggio di cultura, ma io quando parlo di minerali, se non metto le formule vicine, è come lo sposo che si presenta all'altare, davanti al prete, senza la sposa. È chiaro, no? Cioè, vale a dire, noi non possiamo capire l'importanza, è vero, del minerale, se noi conosciamo la composizione chimica, è quella per il quale io sto battendo da 30 anni, diciamo 26, va? Che sono 30, vanno troppi, ci sono proprio miei ciazzari. E allora da 25 anni, 26 anni, è vero, io mi batto per far capire, ma voi studiate, siamo d'accordo, pure ai biologi, ai microbiologi, che sono dei personaggi, per l'amor di Dio, di una cultura che fa spavento, perché gli americani, non parliamo. E allora, con i quali io ho a contatto, perché alla tenera età di 83 anni, ho avuto niente meno il riconoscimento da un'associazione italiana che si chiama ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, di far parte subito del comitato scientifico per discutere su queste problematiche. Lo dico perché è una carica che mi aspettava forse da diversi anni, ma mi è arrivato in articolo mortis quasi, cioè vado a dire perché speravano che dicevisse perlomeno mo, se dà una carica ce lo va maturo. E invece non è stato così, perché già da 3 anni ho questa carica e sto dando file da torcere a tutti. E allora, diciamo, quando noi abbiamo una cosa del genere, insolubile negli acidi forti, inattaccabile dalle basi forti, ma com'è che vogliamo distruggere questo minerale? Ma le ragioni per cui è stato impiegato, diciamo dovunque, sono proprio queste. Cioè, vanno a dire, inattaccabilità. Per cui, scusate, avete visto mai i vestiti dei pompieri, una volta? È tutto a base d'amianto. I pompieri andavano magnificamente nelle zone in cui c'era incendi per salvare personaggi. Non è che era come un mago Bakù che entrava con questo Dio e veniva a uscire senza essere bruciati, perché erano naturalmente provvisti di queste strutture. I guanti degli operatori dell'IVA di Bagnoli, non parlando con il Bagnoli. Ora, e allora, come lavoravano con i guanti d'amianto? Tutti gli operai che hanno lavorato agli amianti, come lavoravano? Bel vestitino, che poi dopo si toglievano e andavano a farti la doccia. Molte volte però, poiché tornavano dal lavoro stanchi, si portavano a casa tutto quanto questi vestiti. Le povere mogli, che qua parliamo di mogli di operai una volta, mogli operai tutto signore, ma allora non erano tutto strano, la ricchezza non l'avevano, e però erano stimati di più, e allora le signore lavavano questi panni. Noi abbiamo avuto una mortalità per tumori di mesotelioma, cioè un tumore della pleura che non si riscontra per nessun'altra causa. Quindi è quello che mi venite a dire, diceva, ma chi non mette il non è per l'amianto, perché magari è stato a fare una gita sopra una montagna, è sbattuto con la testa vicina a qualche minerale, poi è morto. No! È definito dalla scienza come sicurezza massima che il mesotelioma, cioè il tumore della pleura, è dovuto esclusivamente all'amianto.
Ma voi sapete il trend dei tumori per amianto? Per quanti anni è salito? E per quanti anni sta salendo in questi tempi vorticosamente? E salirà al massimo nel 2020. Perciò a qualcuno trema un po' l'affare cinese. E per cui se ne parla, perché se no non si sarebbe mai parlato. Nel 2020, perché questa data fatidica? Perché si sa che l'amianto fa sentire la sua presenza, tanto che subito, non subito, un po' di tusselle, poi se ne va, ma dopo 40 anni. Quindi chi è stato a contatto con l'amianto, se non bastano per lo meno 40, 45, anche 45, dicono alcuni, davvero, proviene dal mondo scientifico, deve camminare sempre su un filo di rasoio, perché deve camminare sempre con la paura in corpo, che da un momento all'altro si sviluppa questo metodo europeo. È tutto che mi è venuto a dire che può essere che c'è sta lo scienziato Tizio, lo scienziato Caio che opera, non opera nessuno, perché il metodo europeo, così come è fatto, incista le cellule della pleura, incistono così le fibricole di amianto che si sviluppano per l'aria, per terra, per mare, per fiumi, da non poter essere neanche visti al microscopio con i più grandi ingrandimenti. Per cui che sopra non si può vedere. E allora chi è ammalato purtroppo di questo metodolione, chi ha avuto il contatto con l'amianto, non ha preso le precauzioni dovute, e beh, deve fino adesso fare una preghiera speciale alla Madonna di Pompei. In una riunione in cui c'erano molti politici, perché quando parli i politici scappano, e allora, ma io non li attacco, perché adesso vi dimostrerò che anzi li osanno a un certo punto. Oh, ma no, perché mi piace osannare, mi piace di stare nel vero. E allora dissi una volta in una conferenza, c'erano parecchi politici, noi tutti dovremmo fare un modo speciale alla Madonna di Pompei, per chi è devoto alla Madonna di Pompei, di andare un giorno sì e un giorno no a Pompei, per ringraziarla che possiamo ancora parlare, perché noi non sappiamo che cosa mangiamo, che cosa beviamo, che cosa respiriamo. E allora se non ci sta una mano superiore, un ente supremo che ci protegge, prima o poi abbiamo o di essere forti, fisicamente pronti ad affrontare qualsiasi evento, non ci sta niente da fare, perché la respirazione la facciamo tutti. I giorni in cui non respiriamo più significa che non ci stiamo. E allora guardiamo un po', va bene, è inutile che vi racconto tutte le sciocchezze che sono state scritte sui giornali, sulle riviste, gli stamianti, che addirittura la gente vuole per aver respirato l'amianto, ma per respirare le esalazioni di amianto, ma questa esalazione non ne sale niente, sono le fibrille che vanno per l'aria, sono le fibrille che circolano nelle acque. E a proposito di acqua, voi sapete quello che è successo a Napoli non più tardi di 3-4 mesi fa, quando l'Espresso ha pubblicato il dramma della rete idrica campana, che poi non è il dramma della rete idrica campana, è il dramma della rete idrica nazionale in Atacosa. La Campania, chissà perché, stiamo sempre in prima linea quando si tratta di cose negative, stiamo sempre in prima linea, quando si tratta di qualcosa positivo che pure c'è stato, sono campani quanti scemi. Ora sapete che è successo, perché l'Espresso ha pubblicato, è un bel inserto. Bevi Napoli. L'acqua che beviamo, mamma mia, e ha speso, niente di meno, $30,000 30 milioni di dollari per poter fare tutto quanto le analisi in 3 anni, di tutto quanto le acque napoletane, per salvare, diciamo, quei piccoli, delle piccole postazioni americane che sono rimaste nel mezzogiorno d'Italia. Parlo
anche di Gaeta, parla anche di Napoli, di Bagnoli, dove stanno questi americani, e di ancora militari americani che stanno nei luoghi belli di Napoli, che sono questi gli americani, mica se ne vanno a Flavù, se ne vanno a Napoli, a Posillipo, a Marigliano, a Puzzo, a Capo Miseria, e naturalmente hanno definito le zone che sono più pericolose, ma perché interessavano a loro, giustamente, no? Rispondevano dentro in unità d'opera per fare analisi del genere. E hanno trovato nelle acque molti componenti che poi non spiegano da dove vengono. Ma chi si intende un po' di tali attività, spiega benissimo da dove vengono. E hanno trovato piombo, hanno trovato arsenico, hanno trovato bismuto, hanno trovato, è vero, cadmio, cioè elementi che nelle rocce che sono qui tipiche della zona non è che sono abbondanti. E allora naturalmente hanno selezionato le acque per esempio di Patria, dove stava la postazione a Patria, la Capa, le acque di Bagnoli, dove stava la postazione, così. E hanno trovato cose diverse, diciamo così, elementi diversi che erano presenti in questi anni, e l'hanno pubblicato. È successo dire di Dio, perché naturalmente sono risentiti tutti quanti gli organismi che si interessano di analisi di acqua. Noi facciamo l'acqua tutti i giorni, è vero, analizziamo, facciamo diventare più credibili, non abbiamo mai trovato questi elementi. Io non metto in dubbio la bontà dei chimici che sono nelle nostre istituzioni. Metti in dubbio invece il silenzio dei chimici che stanno nelle nostre istituzioni, perché non è possibile che un chimico non trovi in traccia, perlomeno in traccia, anche se non in quantità superiore a quelle previste dalle norme, arsenico, non trovo piombo, non trovo bismuto, non trovo cadmio, cioè non trovo niente, o se li trovo sono tutti quanti inferiori alle quantità previste. E allora là è l'attacco. Ma noi quando hanno speso gli americani 3 anni per fare questa semplice analisi, tutto quanto le acque campane, tutto quanto le acque, no, tutte le acque interessavano a loro, per la salute dei loro soldati. Una cifra enorme. Noi quando spendiamo tutti i giorni, non lo so, crede niente, che non si può uccidere niente, i poveri disgraziati che stanno là, dico oggi perché alcuni di me stanno là. Ora, io mi do, con i quali mi sono anche preso, non dico a capelli, ma molto affettuosamente per li chiamati. E allora, cioè vale a dire, questo inquinamento, ma ci vogliamo domandare da che cosa viene? Ma noi sappiamo che cos'è l'inquinamento, l'abbiamo detto, è la perturbazione dell'equilibrio tra ecosistemi. Se nell'acqua, invece di arrivare a H2O e invece di arrivare a quelle che sono gli altri componenti accessori, noi immettiamo sostanze in quantità enormi rispetto a quello che l'acqua può solubilizzare e contenere, o rispetto a quello che l'acqua comunque porta in soluzione e trasporta dovunque arriva. Ma noi ci vogliamo rendere conto che ci sia un inquinamento serio o no? Così come un inquinamento serio è quello dell'amianto, perché se voi non lo sapete, lo dico perché è ufficiale, tutte quante le condutture italiane sono tutte quante a base d'amianto. Però il Signore, la Madonna di Pompei, Sant'Antonio, sono i santi a cui io sono devoto, ci hanno promesso un poco di carità. Le acque italiane sono tutte calcaree. E allora che succede? Quando le acque passano attraverso queste tubazioni interne per anni, poiché c'è un equilibrio fra il bicarbonato e il carbonato di calcio, l'uno solubile e l'altro insolubile, se non questo equilibrio a un certo momento, il bicarbonato di calcio si trasforma in carbonato di calcio che è insolubile. E a cosa va a depositare? Lungo tutto quanto la parte interna del tubo, per cui praticamente è durissimo. Per cui praticamente l'acqua circola e non porta in soluzione niente, perché campare di calcio è indolubile. Infatti, molti guai che capitano nelle nostre terme sono dovuti al fatto che le acque sono calcaree. E io ho visto anche a Suio una cosa che mi ha fatto rabbrividire,
apri il rubinetto dell'acqua che porta l'acqua minerale per fare il bagno e non esce neanche una goccia. Perché? Tutti internamente ci sono le incrostazioni. Sapete come le levavano queste incrostazioni? Questi disgraziati che stavano lì con una pezza involuta di acido cloridico, no! Mettevano l'acido cloridico là sotto, in mano che lo bruciavano, ma che stanno combinando, quando le trogliere, queste cose, che tutto no! Cose. Questo non più tardi di, diciamo, 10 anni fa, 10 anni, ma molto meno. Ora, allora io dico, ma la scienza queste cose le ha detto o no? Cioè, vado a dire, la scienza le ha illustrate, scritte, riscritte. Passiamo appresso, perché voglio far vedere, ho fatto una tabella, ecco, questo è l'ingrandimento per il film al microscopio, vedete questi fibri che sono, e vedete questi rapporti, questi piccoli, diciamo così, minerali aggregati, quella è la crocidolite, che naturalmente hanno scritto dire di Dio, che è un minerale cancerogeno, eccetera, che però quando si faceva per l'amianto e veniva prodotto, molti separavano la crocidolite dal crisotilo. Se sentite, per favore, non mi fate ridere. Questi due minerali sono quelli, nascono insieme, sono gemelli, ma sono gemelli come? Sono gemelli siamesi. Cioè, non vanno staccati l'uno dall'altro perché sono intervallati nelle fibre. Vabbè, ma questa è una palla. È vero, diciamo così, che ci hanno rovinato sui giornali, tanto mi si fa fesse, diciamo, perché tanto noi siamo una specie di gregge, ci beviamo tutte quelle che ci vengono rovinate, a meno che non siano proprio più preparati sull'argomento, e allora in tal caso succede di. Ecco, allora, passiamo a questo. Io ho formulato una tabella che poi ho sbagliato la più parte. Vedete qua tutti gli impieghi dell'amianto e le percentuali. Visto che è indistruttibile, quali sono poi i processi per eliminarlo una volta che si è fatto il bello? Cioè, i processi l'hanno in Germania, in Francia e adesso addirittura pare che la Turchia si sta attrezzando. Noi non abbiamo processi. E quindi che cosa? Ma che vi devo dire? Parlare di se stessi è una cosa che mi è cordialmente odiosa, per il semplice motivo che uno si può mettere in moto quando in realtà io sono un tipo tranquillo, non è che sono così, la mia metà che non sono tanto iloso, è vero, sono un tipo tranquillo, è vero, anche se Alessandro nella presentazione mi ha detto un po' energico, e no, è vero, con un rombiscato, un numero, però dico la verità. E allora io dico, ma com'è che questo paese, a Germania, a Francia, dove noi abbiamo inviato fino al 2009 i nostri materiali contenenti amianto? E un chilo, no, un quintale di roba che partiva da Napoli e arrivava a Lione, è vero, per essere, si dice, loro dicono plasmato, noi diciamo inertizzato, perché non possiamo dire distruggere, quando distrugge? E allora, costava allora, anni fa, quando io presentavo un certo brevetto, 30.000 lire a quintale. Non so quanti soldi è andata a Francia. E infatti a Roma, quando ultimamente abbiamo fatto un convegno storico con l'ONA, nella Camera dei Deputati, non ci hanno mitragliato proprio perché è vero, non potevano, se ne sarebbero accorti che i mitragliatrici ci facevano fuori, specialmente. Allora, dice, ma come? Sono stati presentati dei brevetti? Come sono stati presentati i brevetti? Andate a vedere, l'ufficio brevetti sta, ma non sono più rinnovati, perché soldi personali non ne abbiamo più. Non si manca così feste che presentiamo i brevetti per spendere soldi. Non so se avete l'idea, è proprio per essere preso in considerazione. Anche se nei brevetti, fra parenti, sta scritto tutto il contratto di che è bene. E allora, che cosa? Perché se no col brevetto italiano, col sistema dei brevetti italiani, faccio un brevetto, domani se pigliano un brevetto mi mettono un po' di bicarbonato di più e dicono questo è nato un brevetto. E allora noi siamo di una intelligenza cattiva che fa paura, fa paura. Perciò oggi leggiamo sul giornale tra un articolo di Roberto Saviano un po' di giorni fa. Dice, voi andate a Roma per prendere un caffè al Caffè di Parigi, andate alla pizzeria, c'era sto scelto, voi credete che state andando a un Caffè di Parigi e quelli che è dei fellini. No! Voi state andando proprio nel legno della camorra, sono pigliate tutte cose. Per cui praticamente
Questo che cosa significa? Che la famosa economia di cui parlavo all'inizio, e naturalmente io devo guardare un po' il tempo perché sennò è vero, mi scoccio, mi annoio e non vorrei che mi andassi a presentare questo. Allora, io quando dico di queste cose non è che mi compiaccio, mi arrabbio e dico, ma guarda un po', com'è possibile che sono cose che si potevano evitare, che sono evitate? Ma perché? Ma noi siamo inferiori agli altri, alla Germania, mi faceva giustamente l'amica una domanda. Dice, scusa, ma com'è che noi non lo distruggiamo? Lo distruggiamo, perché dal 92, quando c'è stata, è vero, questa legge Ronchi, che poi legge Ronchi raccoglieva una petizione dell'Unione Europea, che rimontava un 76. Io non sono bravo a ricordare né le date degli onomastici, né le date dei compleanni, peggio che dei compleanni, meglio che mi scordo, almeno per me. E allora io dico, ma com'è che mi ricordo le date dei decreti leggi dell'Unione Europea? Evidentemente è una deviazione mentale, capito? Oh! È un'altra patologia. La Germania, la cosa, fanno una cosa molto semplice, hanno dato grande influsso all'energia nucleare. I francesi sono troppo fessi. Tengono non so quanti centrali che c'erano, ma 12, 13, hanno chiesto. Alcune stanno al confine italiano. Allora io dico, voi tenete questi centrali al confine dell'Italia, mi volete spiegare? Io se fosse stato capo del governo sarebbe stata la prima cosa che avrei detto. Tutte quante le soluzioni che provengono dalle centrali, tutto quanto l'uranio che è stato consumato, le barre di uranio che vanno naturalmente in disuso, mi volete spiegare per favore queste soluzioni dove le mettete? O no? Posso domandare al signor Romiani di Coppo perché scorre a me? Perché ah signore si è fatto scoppiare, si è fatto scoppiare la cannola in latte e mi è venuto in casa. O no? O non lo posso chiedere? Mai è stato chiesto alla Francia dove finisce la soluzione radioattiva. E dove finisce? Finisce anche lei! E dove vanno a finire? Quando sono finite le terreno dentro in circuito, nel circuito grande dei grandi fiumi, o nel circuito piccolo dei torrenti, arrivo dovunque là. E dove gli mettere i muri? Quanto stato messo? Che non sanno mai capire mettere. E allora, quando la scienza ha presentato i brevetti, ecco la giustifica del mio, è vero, titolo, e voi non ne avete voluto proprio ascoltare, anzi con un'aria saccente, quasi con un'aria non di sfida, ma dice ma visto che sta dicendo su scemo, è vero, ci avete mandati via, come ci siete mandati noi, è vero che non aspettavamo allora che ci si inviata bene perché sta dicendo quasi su questo. Con chi ce la dobbiamo prendere? Io personalmente, e dico solo questo, poi di me non parlerò più. Sono stato due volte a contatto con due scienziati politici, cioè politici della scienza. È vero che mi interloquivano e mi domandavano che cosa avevamo fatto noi nel nostro laboratorio per l'eliminazione dell'amianto, dicendo che il metro per distruggere l'amianto ci volevano 2000 gradi, ed era una spesa enorme, nel nostro processo, che era l'opposto di quello che erano fatti i francesi, cioè i francesi aggrediscono tutta la molecola, noi aggrediamo una parte della molecola dividendola, e quindi i prodotti che ne derivano non sono cancerogeni e utilizzabili, perché ci siamo preoccupati, chi faccia l'industria è vero e produce caramelle o produce è vero cioccolato, tutti i residui che vanno al di fuori dove vanno a finire? Dove li metto? Dove li riciclo? Ecco per cui li riciclaggio. Ma allora, quando mi hanno ascoltato, ci hanno ascoltato, naturalmente perché io ero l'autore, però non stavo a pezzi, avere quelli che con me avevano collaborato anche per dimostrare, per dare avere possibilità che avessero visto con gli occhi loro quello che succedeva, che il nome del mio cursore è pazzo, si è fissato con una cosa, va là a parlare, posa a pezzi e te lo va. E allora, con un'aria superiore,
Ma professore, voi avete molto sopravvalutato questo problema, anzi lo avete enfatizzato, lo ricordo superiore, Alessandro. Voi avete molto enfatizzato questo problema. Ah, scusate, ma allora desidererei sapere, perché poi sono in italiano, mi capisco poco, questo voi a chi si riferisce? Cioè voi a me nel senso napoletano della parola, cioè professore voi avete fatto, o voi chi? Chi sono tu voi? Principalmente i chimici, poi quelli che si occupano di minerali e poi finalmente i biologi che per conto loro naturalmente stanno esaltando, enfatizzando questo fatto per il semplice motivo che quanto più queste malattie aumentano, più aumentano gli ospedali, più loro si fanno accolti, si fanno la propaganda. Evidentemente. Allora dice, vabbè, ho capito tutto. Non c'è bisogno che lei si spieghi più. Interessante che ha puntualizzato chi sono i voi, io sono tra questi, la ringrazio di questa stima particolare che lei ha, però tengo a dirci una cosa, cara amica mia. Io sono un tuo collega, molto un tu, perché io sono professore universitario e tu lo sei anche, non solo, anche. E allora ti dico una cosa, quando vogliamo parlare di materiale plastico, e allora sapendo che tu sei un chimico organico, io mi tolgo il cappello, ma non ti permetterò mai di fare una critica né in chimica né in mineralogia a me. È su un argomento che da 25 anni, allora erano 25 anni, no, erano 20 anni, io mi occupo e che rischio la vita, perché io lavoro con l'amianto per poter definire come arrivare a certe cose, perché allora o ti alzi e ti li vuoi capire, oppure mi li abbacca. E allora dopo questo, naturalmente non potevo più io sperare in nulla, perché diceva una persona tanto cara che non è più, ma dicevo tu sei una brava persona, fondamentalmente hai dei buoni sentimenti, però tieni la lingua troppo lunga, allora o l'accorci ed è probabile che ti troverai bene, o ti avvantieni con questa lunghezza ma starai guai. E veramente siamo arrivati, ma non li ho passati, almeno da questo punto di vista del mio comportamento, perché io lotto, ma lotto con verità alla mano, e una di queste verità è questa. Ma scusate, se chi si è stato usato dovunque, materiale edilizio, materiale di copertura, materiali isolanti, giunte il materiale di attrice, materiali tessili, i tessuti. Immaginate che solamente di produzione in un periodo felice dell'Italia, di Eternit, di Astri, ha prodotto l'Eternit. 16 milioni di tonnellate di lastre. E allora, come si suol dire a Napoli, si dice pazza lancia e dice amen. Dopo tutte queste lotte, tutte queste cose, il 2013 è stato un anno felice per l'Italia, perché dal 1992 ad oggi non fate niente. Cioè non abbiamo studiato processi di mediatizzazione perché soldi non ce n'erano. Non abbiamo studiato, è vero, abbiamo studiato noi nelle università, non abbiamo prodotto l'applicazione pratica. E allora come non è stato fatto niente? Non solo Napoli, dico la verità, Napoli è stata all'avanguardia, ma anche Padova, anche Bologna ed anche Modena sono state molto vicini nei rapporti che abbiamo avuto, poi ognuno aveva le sue idee e allora. A Napoli, come si dice, o pane spartato e saluto no, ma no. E allora ci siamo divisi, ognuno si occupa della sua vita. Ma la cosa forte è questa. Il 2013 improvvisamente c'è un risveglio, dopo un silenzio durato dal 1992 ad oggi. E naturalmente io aspettavo questo giorno, perché hai fatto parecchie preghiere, non per me, perché mi vorrei far vedere qualche volta che venite con noi, con me e con la mia metà, a qualche convegno in cui sono presenti gli ammalati di mesotelioma. È una cosa straziante, è una cosa che strappa le lacrime all'istante,
quando le figlie degli operai, le mogli, no, perché sono morto pure loro, dicono che cosa dovevamo fare vicino a un padre che non poteva respirare con la cannula, che chiedeva di morire e non poteva morire perché aveva ancora quel attaccamento alla vita per stare vicino a noi, signora mia, che poteva fare? E va a pigliare la mitragliatrice e spararci a tutto quanto. Ora, il 2013, il fatto del lancio del compasso di Jean Mendes, tu stai bisticciando, nasce il governo Monti, 2012-2013. Governo Monti, governo tecnico, va bene. Allora, tra le tante speranze, anzi, che erano sfaldite per il passato, chi va alla salute pubblica? Balduzzi, il ministro Balduzzi, collaborato da Clini, che era ministro dell'economia, e collaborato da Fornero, che era il ministro della pensione. Lasciamo stare. Però chissà com'è che questi tre venivano d'accordo. E allora fecero a Casal Monferrato un resumé di quello che era lo stato dell'arte dell'amianto, pubblicato, e io aspettavo, lo sono mangiato subito e l'ho portato qui. Vai avanti. Ecco, il congresso è stato fatto nel 18 settembre del 2012, quindi proprio poco dopo. Io naturalmente ero così abbagliato da questo fatto che là per là non chiesi di ero Balduzzi, di ero tipo proprio saputo, quindi poi vi spiego perché è successo questo. E allora la mia intelligenza non arrivava a tanto. E allora? Ah, questo lo dovete vedere perché è simpaticissimo. Perché vede? Aspetta Alessandro, aspetta. Queste luci. Guardate, allora fanno un convegno a Casal Monferrato, ma perché? Perché c'era stato Guarinello a Torino che aveva dato Mazzanacci, no, a vittre, scusate, Guarinello praticamente diceva con un po' di ritardo quello che gli aveva detto parecchio tempo, ne scusate, ma che avete fatto fino a mo? E infatti ha condannato diverse persone. Quando nasceva nel 2007-2008 l'ONA, l'Osservatorio Nazionale Amianto, che si batte, tenga avvocata, latere, che fanno paura quando parlano, e studiosi che fanno paura con i quali ci confrontiamo. Comunque, quando leggiamo questo fatto, la felicità, perché questo che cosa ci dice? Volete sapere nel 2009 lo stato dell'amianto qual era in Italia? Allora eccolo qua. Siti di interesse nazionale per presenza di amianto 12. Che sono questi siti di interesse nazionale? Sono tutti quanti stoccaggi che hanno fatto per l'amianto che hanno tolto, ma sta là. I grandi siti di stoccaggio. Luoghi censiti come pericolosi. 34.000. Però i luoghi di prima necessità che vanno subito, è vero, bonificati, sono 373, poco secondo loro. Quantità di amianto smaltita 379.000 tonnellate dal 1992 ad oggi, diciamo oggi per dire 2012, ma oggi è 2014 perché è stato fatto niente,